Sindaco, allora le considerazioni su questo calendario della solidarietà? Niente, oltre il compiacimento per la iniziativa, si tratta di un'opera che è stata ben impostata sia dal punto di vista grafico ma soprattutto per i contenuti, perché ci vuole ricordare l'associazione di volontariato alla solidarietà con tutte le cooperative sociali che fanno riferimento alla stessa associazione, come la scelta di campo di essere dalla parte di chi ha bisogno di un sostegno, di una mano, di chi sta in difficoltà, è una scelta vincente all'interno della società in un momento particolare come questo, in cui c'è bisogno di grande attenzione, di grande solidarietà, ma soprattutto di mettersi al servizio di chi sconta quotidianamente delle difficoltà, e credo che i risultati raggiunti non soltanto in questo settore ma anche all'interno del terzo settore più in generale hanno determinato il raggiungimento di obiettivi così gratificanti che sono un vanto per la stessa associazione, per la comunità e per l'istituzione pubblica che ha il privilegio di averli presenti sul territorio. Un ringraziamento agli organizzatori, a chi si assume le responsabilità quotidianamente, ma un ringraziamento speciale a tutti i ragazzi, alle donne e ai giovani che costituiscono questa schiera immensa di volontari che si pongono quotidianamente a servizio degli altri. Nella solidarietà Alfonso Sessa, allora le considerazioni su questo calendario presentato oggi? Dopo 2 anni abbiamo ripreso l'iniziativa del calendario, l'abbiamo ripresa perché dovevamo dare un segnale al territorio di quello che è un rapporto sinergico tra le istituzioni, l'associazione con i servizi che noi eroghiamo sul territorio. Va sotto il simbolo di Gaia, che è l'ombrello che raccoglie la solidarietà come capofila e tutte le strutture cooperative che fanno parte del gruppo della solidarietà. Questo calendario ha visto la presenza istituzionale di tutti i sindaci del territorio dove i servizi vengono resi. Per questo io ringrazio il sindaco di Fisciano, il sindaco di Cava dei Tirreni, il sindaco di Baronissi, di Bracigliano, di Calvani, l'arma dei carabinieri che comunque è stata presente, e tutti quanti gli altri che hanno collaborato perché questa iniziativa nascesse e diventasse grande. Ringrazio chi l'ha sponsorizzato, che è la fabbrica del calendario, e chi l'ha realizzato, che è il designer Basile Ferdinando di Bracigliano. E poi ringrazio tutti quanti si sono praticati, in primis i volontari, per far sì che questo calendario nascesse. Ma ci deve accompagnare per tutti i giorni dell'anno 2015 con gli slogan che abbiamo indicato. Il calendario sarà in distribuzione presso la nostra sede nei prossimi giorni e eventualmente sarà recapitato in tutti i comuni dove siamo presenti con i nostri servizi.